Poiché Dante, induso curioso ad ascoltare i commenti delle anime, tutte stupite di vedere che egli è vivo, Virgilio lo rimprovera severo. Che ti fa ciò che qui vi si pispiglia? Vieni dietro a me e lascia dir le genti. Il solenne rimprovero intende mettere in guardia contro la folla anonima dei vili, che si frappongono al cammino dei volenterosi. Inoltre vuole ricordare a chi si è messo sulla via della penitenza e della purificazione che non gli è consentita nessuna pigrizia. Ogni attimo è prezioso, ogni deviazione dal fine proposto diventa una colpa. Continuando a salire nell'antipurgatorio, i due poeti si imbattono in un'altra schiera di anime, quelle che morirono di morte violenta e fecero appena in tempo a invocare nell'estremo sospiro il perdono divino. Parlando con una di esse, Dante ci presenta la toccante storia di Pia dei Tolomei, una delle figure più soavi e delicate eternate dal poeta. In soli 6 versi, essa racchiude la propria affettuosa preghiera e, pur non scagliandosi contro il suo destino né contro il responsabile della sua morte, ricorda la promessa infranta dal marito, enfatizzando in tal modo la radicale inconciliabilità tra amore e odio, vita e morte. La sua vicenda ci riporta purtroppo alla nostra attualità e a quei tanti casi di donne, vittime silenziose di abusi, maltrattamenti e femminicidi, ad opera di uomini che al contrario dovrebbero proteggerle ed amarle. La giovane sventurata racconta cosa significa essere donna ieri ed oggi e la difficoltà nel resistere ai soprusi di una società ingiusta e maschilista.